tutti, io sono Ilenia, bentornati in questo nuovissimo video della serie Cose che mi hanno cambiato la vita. Questa volta parliamo delle serie TV. Sarà un po' più breve rispetto al video dei film perché sono meno le serie TV e ho meno da parlare, insomma, cioè, in realtà, le serie TV mi hanno cambiato meno rispetto ai film, però comunque meritano un video. Allora, partiamo dalla prima, no? A quella a cui sono sentimentalmente più, cioè, più affezionata, che è The Walking Dead. The Walking Dead è stata la prima serie TV che io abbia mai visto in assoluto in streaming, ci tengo a precisarlo, poi vi spiegherò perché. The Walking Dead ha dato vita al mio amore per le serie TV. Sono diventata serial addicted grazie a The Walking Dead, anche se adesso è uno schifo perché, cioè, ammettiamolo, cosa è diventato The Walking Dead non si sa, scene cringe e trash non finire, in particolare una decima stagione, ma non ve lo dico perché magari c'è qualcuno che alla decima stagione ancora ci arriva, però raga, il cringe è diventato veramente, cioè, non si sa, cioè, The Walking Cringe adesso lo chiamiamo questa serie TV. Però, nonostante questo, io ci sono comunque molto affezionata perché grazie a The Walking Dead, io sto amando le serie TV, le guardo, le continuo a guardare e per questo motivo io non posso dire addio a The Walking Dead, non adesso. Sarà The Walking Dead a dire addio a me quando aggiungerà alla fine che forse fra 2 anni, cioè al momento sono altre 2 stagioni confermate fino alla 12ª, quindi ok, cioè va bene? No, non va bene. Non va bene purtroppo, però ci deve andare bene. Lo stesso, io sto andando avanti con The Walking Dead perché appunto proprio perché ci sono affezionata e io ho iniziato The Walking Dead nel 2015, cioè sono un poco più di 4 anni perché ho iniziato a dicembre 2015, cioè sono un poco più di 4 anni che guardo The Walking Dead, cioè quindi come posso non guardarlo più? Non posso, non posso, perché no, non posso, non me la sento. Però diciamo questo è, diciamo, ecco il principio, però questo era il motivo principale per cui sono affezionata a The Walking Dead. Però facciamo un passo indietro, perché vi voglio citare La Spada della Verità. La Spada della Verità, è stata la prima serie TV che abbia mai visto in assoluto, mentre The Walking Dead è la prima in streaming. Perché prima di The Walking Dead, appunto, avevo visto solamente La Spada della Verità. Io all'epoca non capivo un cacchio di serie TV, non me ne intendevo minimamente, non sapevo manco che era una serie TV, cioè pensavo fosse una fiction tipo Don Matteo, cioè capite il mio stato di cringe, sono diventata cringe anch'io. E non capivo perché non lo sapevo, avevo forse 13-14 anni quando ho visto La Spada della Verità, quindi sono passati un sacco di anni, 8-9 anni sono passati e io ci sono affezionatissima, tanto. Poi ovviamente ho letto anche i primi due libri, quindi le prime 2 stagioni, le uniche due purtroppo, e quindi cioè, mi è rimasta nel cuore La Spada della Verità. Poi giustamente è meno cringe di The Walking Dead, quindi potete guardarla lo stesso, però purtroppo voi che guardate solo la TV non saprete mai come andrà a finire perché è stata cancellata, caput, quindi mi dispiace, so chi leggerà i libri saprà come andrà a finire La Spada della Verità. E niente, era questo, volevo fare questa differenza tra The Walking Dead e La Spada della Verità, che sono appunto le 2 serie TV, diciamo le prime due che io abbia mai visto. La Spada della Verità è la prima in assoluto, The Walking Dead è la prima in assoluto per quanto riguarda lo streaming. The Walking Dead è stata quella scintilla che mi ha aiutato poi a entrare nel mondo delle serie TV. Poi abbiamo, beh, che dire, Lost. Lost è la mia serie TV preferita in assoluto, cioè Lost non merita neanche 10 parole, forse mille, 10 miliardi, forse non ci sono neanche tutte le parole che
posso descrivere Lost? Lo so che probabilmente qualcuno di voi mi sta maledicendo perché in realtà Lost ha molte opinioni, alcune la amano, altre la odiano, cioè questo è Lost, o la si ama o la si odia, non c'è una via di mezzo. Io sono tra quelli che la amano, che vedevo di Lost, cioè Lost è il maestro delle serie TV, cioè, beh, cioè, ma se, che, cioè, non riesco manco a trovare le parole per dirvi cos'è Lost. È un viaggio incredibile. Un viaggio che, guardate, io non so. È un viaggio strepitoso che tutti meritano di fare una volta nella vita. Poi può darsi pure che sia un viaggio tipo, wow, what the fuck, tipo come me. Oppure può essere tipo, what the fuck, che mi fa schifo, però raga, cioè voglio dare una possibilità a Lost, vi prego, fatelo, fatelo per voi stessi, un favore a voi stessi dovete fare, guardate Lost. Ovviamente stesso, con lo stesso entusiasmo vi cito anche Grey's Anatomy, ormai seguo Grey's Anatomy da un anno e mezzo circa, quindi non è tanto il tempo che ho passato a guardare Grey's Anatomy, anche se in realtà per recuperare 13 stagioni, perché io devo recuperare 13 stagioni, e perché poi dalla 14ª in poi ho iniziato a seguirla, puntata per puntata con la programmazione americana, ovviamente. E che vedevo di Grey's Anatomy? Allora, è un po' come The Walking Dead, cioè parti tipo pff, e poi finisci tipo una fiacca. Cioè, sta 16ª stagione, cioè, a parte che è successa una cosa, regà, cioè, per chi ha visto Grey's Anatomy, la 16ª stagione, tutte le puntate, per favore, scrivetemi da qualche parte sui miei social, su Instagram, cioè, parliamone, per favore, perché io necessito di parlarne. Cioè, ma com'è possibile? Che, cioè, vabbè, io comunque credo fortemente che dalla morte di Derek non sfatascio. Cioè, fino all'11ª stagione, quindi finché Derek c'era, andava tutto bene. Cioè, a me piaceva tantissimo, mi casavo. Dalla morte di Derek, regà, cioè, quindi sono 5 anni che va avanti questa storia. Cioè, basta, soprattutto dopo la 16ª stagione, io dico basta. Avete rotto, anche se in realtà è stata rinnovata per una è stata rinnovata per una 17ª, non so, per la 18ª, però 17ª sicuro, quindi volete morta, praticamente mi volete morta voi, basta, cioè, please, basta. Cioè, non perché non voglia che Grey's Anatomy finisca, non voglio che finisca in questo modo, ma ammettiamolo, perché Grey's Anatomy che finisce così proprio non mi va. Cioè, non mi cala che Grey's Anatomy debba finire così. Comunque, vabbè, questo è uno sclero che non ci doveva essere in questo video, quindi passiamo oltre. La prossima serie TV del mio cuore è Game of Thrones. Nonostante anche in questo caso, peccato per il finale, non doveva finire così. Io tipo, cosa, perché? Mi chiedo perché, però ripeto, non sono scleri che devono far parte di questo video. Allora, sono affezionata a Game of Thrones prima di tutto perché ho letto i libri, quindi ho visto praticamente la storia 2 volte, nei libri e nella serie TV, e tipo io adoro Fino alle stelle e Il ritorno. Game of Thrones lo porterò dietro, cioè io penso che Game of Thrones sia una delle mie serie TV preferite, appunto ripeto, nonostante il finale, cioè anche in questo caso Game of Thrones è una serie TV che o la ami o la odi, io la amo. E che vedevo dice, guardate Game of Thrones, che purtroppo non è per tutti, questo lo ammetto, non è per tutti, provate. Provate a guardarla e se vi piace magari continuate. Ma io vi consiglio vivamente di continuare, perché se iniziate dovete finire. Cioè, secondo me è così. Cioè, per me, una volta che ho iniziato Game of Thrones, devi pure finire. Peccato appunto per l'8ª stagione che. Ok. Sì.
confido in George Martin che ci può ancora regalare la gioia di un finale che non sia quello della serie TV. E per concludere questo video parliamo delle serie TV di One Chicago. Mi spiego meglio, sono 3 serie TV, tutte e 3 ambientate a Chicago, storie ovviamente quasi sempre verticali, però spesso si intrecciano perché le storie dei personaggi sono intrecciate. Vi spiego meglio. Allora, in Chicago Fire, che è la serie TV, diciamo, che ha dato via tutto, che racconta quindi le avventure dei pompieri della caserma 51, c'è una protagonista, quindi una un pompiere, che è sorella di un poliziotto che è protagonista in Chicago PD. Chicago PD ovviamente racconta le avventure, quindi tutte le cose, che tutte le indagini che dovranno affrontare i poliziotti di Chicago. E un protagonista di Chicago PD è fratello di un medico che è protagonista di Chicago Med, che appunto parla di dei medici di Chicago. Tutte e 3 le serie TV poi iniziano a intrascarsi, i personaggi si conoscono e quindi passano da Fire a Med, da Med a PD, da PD a Fire, insomma di qua e di là, e si crea, diciamo, una crew, la crew di One Chicago. Ovviamente tutte le serie TV, tutte e 3 hanno storie verticali, però spesso e volentieri succede che si scambiano un po', diciamo. E ovviamente ci sono dei crossover, io non aspetto altro che crossover di One Chicago, cioè sono la vita, regà, sono la vita, soprattutto i crossover di One Chicago, ma in generale i crossover, ma in particolare la mia vita ha lo scopo di aspettare i crossover di One Chicago. Bene, questo video è finito, spero vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdere nessun altro video, fatemi sapere nei commenti quali sono le vostre serie TV del cuore, quelle che vi hanno cambiato la vita, e niente, noi ci vediamo al prossimo video, ciao!